E continuiamo a conoscere questo testimone, vescovo calabrese, vescovo di Crotone, Monsignor Pietro Raimondi, perché ci interessa come oggi un vescovo possa partire dalla devozione mariana di un popolo per annunciare il Vangelo, per condurre, educare il suo gregge a Cristo. E ieri abbiamo letto alcuni passi della sua prima lettera pastorale di questo vescovo, Monsignor Pietro Raimondi, che parla della devozione della Madonna, del suo popolo, alla Madonna di Capocolonna con esattezza. E a un certo punto dice che i devoti di Maria non possono perire. Perché non possono perire? Perché i devoti della Madonna hanno la mamma che li protegge e quindi di riflesso hanno Cristo che li protegge. Continuiamo a sentire e ascoltare queste parole del vescovo che, ripeto, scrive nella sua prima lettera pastorale basandosi e raccontando la devozione mariana del popolo alla Madonna di Capocolonna. Si apre il mio cuore alla speranza più cara e sono sicuro che la città, santificata da San Dionigi, protetta in modo speciale dalla Vergine Santa, avrà sempre più lieto e luminoso avvenire. Io e voi, mantenendo le tradizioni, in ogni sabato ci uniremo ai piedi della nostra Mamma del Cielo a tributarle l'omaggio delle nostre preghiere affettuose, a versare nel suo cuore materno le nostre ambasce, i nostri dolori, a cantare le sue misericordie, a ricordarle che è nostra madre ed a prometterle che vogliamo essere i suoi figli buoni. Da lei prenderemo forza ed aiuto per superare le difficoltà di ogni genere. In lei riporremo ogni nostra speranza e ogni nostra gioia. La saluteremo, continua il vescovo Monsignor Pietro Raimondi, la saluteremo colonna immobile che non piega le tempeste più furibonde, che vince ogni eresia, che indica il cammino luminoso verso il cielo. Qualcuno dirà che queste parole sono parole superate, che queste parole sono parole di un linguaggio arcaico, che qualcuno potrà dire anche che non riportano, non mettono, non richiamano Cristo, ma non è così. Questo il Magistero della Chiesa l'ho sempre detto, mi ricordo di alcuni interventi di Giovanni Paolo II, mi ricordo di altri autorevoli interventi di Papa Benedetto XVI e anche di interventi di Papa Francesco. La devozione, e in particolare la devozione alla Madonna, diventa appunto un modo per annunciare Cristo, per riportare a Cristo. E quando qui il nostro vescovo Raimondi parla dei problemi della gente, delle difficoltà di ogni genere, invita a ricorrere alla Madonna, e questa è la pedagogia di Maria, come abbiamo visto nelle apparizioni di cui ci siamo occupati nelle puntate del mese di maggio e nelle primissime puntate di questo mese di giugno. Maria conosce il cuore, le difficoltà, le miserie, le paure di ciascuno di noi ed è una madre. E come ogni madre ci vuole convertire, portare al figlio, dare coraggio, vivendo la sua maternità, la sua sollecitudine materna. Quando una mamma vede un figlio impaurito in difficoltà, anzitutto lo aiuta a superare quelle paure e quelle difficoltà e poi gli apre altre strade. E così è Maria con noi. Ci vuole aiutare a superare le paure, le difficoltà e poi aprirci la strada che ci conduce al figlio Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.